Ehi, ho bisogno di aiuto. Ti mando la posizione. Felicia, che succede? Incredibile. E adesso si aspetta che corra da lei. Ed eccomi qui, a correre da lei. Peter, ci ho riflettuto e avevi ragione. Ora come ora devo pensare alla scuola. Ah, meno male. Ma non voglio battere la fiacca, così ho chiesto di entrare nella squadra di basket. Va bene, no? Sì, ma sta attento. Resta credibile. Non fare nulla di troppo appariscente. Del tipo? Niente schiacciate, per dire. Oh, certo. Ovviamente. Miles... È successo solo una volta, quel tizio mi aveva insultato, ma è stato fortissimo, dovevi vedermi. Miles. Non succederà più, promesso. Se accetterai di allenarmi, ovviamente. Fammici pensare. Grande! Ok, è ora dei compiti, devo andare. Unità, allerta! Abbiamo notizie di un'autobomba del Maggia. Recatevi subito al Museum Mile. Cosa spii di bello? Ha ricevuto una soffiata. Amered custodisce qualcosa di importante in quell'ufficio sul bar. Locale affollato? Se mi vedono, mio figlio è morto. Io li distraggo, tu entri indisturbata. Mio eroe. E dai! Ti pare? Meglio pochi, ma buoni! Sopra di noi! Bel gancio! Ah, ammiravi la mercanzia? No, è che... Lascia stare! Che spazzo! Occhio, Spidey! Ti farai male, piccoletto! Giuro che ti schiaccio! Siamo una squadra, Ryan! Non ti abituare! Vieni su e combatti! Thank you.
Comincia tu. No! 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 Sei riuscita a localizzare il cavo? No, ma ci siamo quasi. Ed è lì che tengono mio figlio. Sì, a proposito di lui, direi che abbiamo una discussione in sospeso. Ti è mancato. Cosa? Fare da bersaglio mentre tu ti dedichi a rubare? Sì. Ci ho provato a rigare dritto. Ho trovato persino un impiego lecito una volta. E nei weekend me ne stavo in tuta a oziare. Mi sono chiesto che fine avessi fatto. Sarà stata dura. Specialmente con un figlio. Devo indagare ancora, se voglio trovarlo. Lascia che ti aiuti. Dovremmo lavorare insieme. Ci sono cose che amo fare da sola. E altre invece... Ti chiamo io se ho bisogno di una mano o due. Ehi, MJ, trovato niente di utile sul portatile? Sto ancora decrittando i file, ma non ci vorrà molto. Ottimo. Nel frattempo abbiamo una nuova pista. Pensiamo che Ammered tenga suo figlio in un cavo. Ma non sappiamo dove sia. Una volta aperti questi file, potremo combinare il mio cioccolato con il tuo burro d'arachidi. Niente battute sconce. Difficile resistere a un assist del genere, ma vedrò di contenermi. Grazie, MJ. Tienimi aggiornato. Maccia, un coacervo di famiglie criminali, simbolo di un'era passata. Don Fortunato, Don Cicero, Don Mauchio, per citarne alcuni, e ovviamente quel matto con la testa di latta, Ammered. Criminali, ma fedeli a un codice d'onore. Meglio di molti altri, giusto? Sbagliato! Quel codice finisce nel cesso, non appena si rivela troppo ingombrante. Perché un criminale è un criminale. Per definizione, un codardo, una canaglia, un verme. Ho virtualmente sgominato il Maggia da solo negli anni 80 e a inizio 90. E lasciate che vi dica una cosa, sono pronto a rifarlo. Non ho paura di loro. Se mi volete, venite a prendermi. Il tempo a disposizione è scaduto. Jared, accendi l'auto! No, qui comando io e ho deciso che devi farlo tu! Oh, non frignare! Attenzione! Ci sei? Peter, sono riuscita a decrittare il portatile. Hai presente quel cavo di cui parlavate? Ho trovato traccia della consegna a un cantiere navale vicino al Skitchen. Il ragazzo deve trovarsi lì. Grazie, MJ. Chiamerò Felicia. A quest'ora o vuoi rimorchiarmi o hai trovato qualcosa? Tuo figlio, spero. Ti invio l'indirizzo. Ci vediamo lì. Raggiungere subito Cathedral!
alle unità in zona. Si segnala un civile minacciato dal Magia. L'area è in prossimità di Devil Shelf. Credo che uno dei nascondigli di Hardy sia vicino. MJ ci ha preso. È un luogo isolato. Potrebbero averlo tenuto nascosto per settimane indisturbati. Il posto è questo. Lo sento. Se ci scoprono, è finita. Dobbiamo eliminarli tutti. Come ai vecchi tempi. Furtivi come un gatto. Scaltri come un rat. Ha appena ordinato di sparare a qualsiasi cosa si muova. Spider-Man, la gatta, i piccioni, tutto. Ragazzi, qua giù! Non ora. Un secondo. Che mi dici di lui? Questo posto è ben sorvegliato, non sarà facile. Buonanotte. Brava. Siamo o no una bella squadra? Ehi, chi è là? Mi serve una mano. Questo qui? Vado. Ehi, da questa parte! Cambio posizione. Smettila di guardare film del mondo. Fregato. Ehi, mi servono rinforzi. Ehi, chi è là? Dammi il via libera, ragno. Ehi, venite qui. Cerca di separarli. Che sfortuna! Un altro è servito. Sono qui per questo. Sono qui, amico. Questo frutto è maturo. No, ci vedrebbero. Procedo. Posto. Non lo raggiungo. Pronta a colpire? Bel colpo. Avanti così. Steso. Datemi una mano! Da qui non vedo. Che mi dici di lui? Ci sono. Potrei riuscire a separarli.
faccio fuori. Sembra che ne restino 9. Uno per ogni vita. Stiamo attenti. Bel lavoro. Un attimo. Questo qui? Ci siamo. Bel colpo. Così mi piace, propositivo. No, ora no. Aspetta. Dammi il via libera, ragno. Ok, ancora pochi. Buonanotte. Perfetto. È prevedibile. Ehi, da questa parte! Cos'è stato? Sei un piccione. Non ora. Pazienza, ragno. Sono qui. Questo frutto è maturo. No, ci vedrebbero. Apertura! Vado. Due di loro e due di noi. Che sfortuna! Era l'ultimo. Parecchi posti dove nascondere un cavo. Tu ispeziona i container, io do un'occhiata a quell'edificio. Felicia. Che c'è? Ammered non doveva farti questo. Sì, beh, se ne accorgerà presto. Infastidisci una gatta e lei ti graffierà. Dovrei dare un'occhiata a quei container. Alcuni container hanno grate da aerazione. Meglio controllare. Un mucchio di scatole. Continuiamo a cercare. Materiali edili. Nessun ragazzino. Pianoforti, così a caso.
Ma nessun ragazzino. Il prossimo. Devo cercare ancora. Sable International. Da dove arriva? Wow. Armi Sable in mano a Ammered. Chissà se ha preso altro. APC, lanciarazzi, minigun. Qualcosa l'avete lasciata alla Sable? Oh, per un soffio! Accidenti! Devo toglierli di mezzo e trovare Felicia! Ti spacco la schiena! Siete proprio sicuri di saper usare quelle armi? Ok, sembra di sì! Fatta, ma domani sarò tutto un dolore. Ok, devo trovare Felicia. Era diretta dentro quell'edificio. Devo trovare Felicia. Felicia! Il cavò. Felicia! No, 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 non mi stai prendendo in giro!
Dimmi che non mi hai ingannato per tutto il tempo! Scusa, tesorino. Ma per un colpo simile mi serviva aiuto. Il tuo obiettivo era la chiavetta di Ammered. L'intero patrimonio del Maggia. Nel palmo della mia mano. A Ammered hai rifilato dei falsi. Mi servirà rancore. Quindi, il rapimento e la storia di tuo figlio era tutta una menzogna. Menzogna suona così male. Preferisco depistaggio. Fa la cosa giusta. Dà le chiavette alla polizia. Ehi, me le sono guadagnate. E poi lo sai che Ammered è inarrestabile quando ci si mette. Almeno ho contribuito a rallentare i suoi piani. Hanno ripulito il cantiere. Controllate il cavò! Devo andare. Ti dedicherò un brindisi in riva al mare. Felicia! Capo, ci siamo. E? Niente chiavetta. Cambio di programma. C'è un rilevatore sulla chiavetta. Trovatela e uccidetela. E se sarà tanto sciocca da tornare al suo attico, ho una squadra pronta a farlo saltare con un bel botto. E le chiavette? Non mi importa delle chiavette. Io voglio solo la sua testa. Ricevuto, la troveremo. Se c'è un rilevatore sulla chiavetta, Felicia è nei guai. Devo trovarla, e subito. Ti sono mancata. Ammered sa dove ti trovi e vuole ucciderti. C'è un rilevatore sulla chiavetta. Non ti capisco, ragnetto. Ti ho appena rifilato la madre di tutte le fregature, ma insisti a volermi salvare. Com'è che sei sempre così buono? Non è questione di bontà, è questione di fare la cosa giusta. Hai tanti di quei talenti. Potresti usarli per aiutare gli altri, non solo te stessa. Beh, certo, ma ormai dovresti conoscermi, non è il mio stile. Si può cambiare, Felicia. Ti adoro, ragnetto. Mi mancherai. Aspetta, ha piazzato una bomba nel tuo attico! Non temere, ho ancora 9 vite a disposizione. Cavolo! Resisti, Felicia, sto arrivando. Devo muovermi. Forza, forza! Resisti, Felicia. Wow. E non hanno ancora trovato il corpo? No. Sarà sopravvissuta? Non saprei, cioè, certo è possibile, ma... Allora, come ci si sente a non essere padre? No, sono seria. Onestamente, è stato un sollievo. Insomma, ho già troppe cose in ballo, no? Sì, è vero. Ma credo che sarai un papà spettacolare prima o poi.
tempo debito. E con la persona giusta. Thank you.